Rieccoci qui in collegamento dal Salone del Risparmio 2019. Sono in compagnia di Natale Borra di Fidelity International. Grazie per essere qui con noi. Allora, il tema guida, lo stiamo dicendo con i nostri ospiti, è quello della sostenibilità. Mi piacerebbe dare anche qualche numero, perché infatti risultano 12.000 miliardi gli asset gestiti con criteri di sostenibilità ambientale e sociale in Europa. Cominciano ad essere dei numeri davvero significativi. Ecco, qual è la vostra visione rispetto al concetto di sostenibilità? Certamente il tema dell'investimento sostenibile va ormai al di là della moda. È chiaro che sono partite, questo tema si è sviluppato soprattutto sui paesi nordici in Europa e adesso anche in Italia sicuramente sta diventando qualcosa a cui anche il risparmiatore sta facendo sempre più attenzione. È chiaro che, almeno dal nostro punto di vista, non basta integrare i criteri ESG nella gestione di portafoglio. Noi come asset manager, come casa di investimento internazionale, vogliamo ragionare sull'idea di sostenibilità dal punto di vista finanziario e quindi l'idea nostra come casa è quella di trovare dei temi di investimento che almeno in parte ci permettano di essere decorrelati da un ciclo economico che sicuramente è molto avanzato nella sua fase di maturazione. Ci sono tanti punti d'attenzione sul mercato, l'idea è quella di trovare delle idee di investimento che appunto ci permettano anche di decorrelarci, idee che vivano un po' al di là della contingenza del presente. E da qui, come casa di investimento, Fidelity ha identificato diverse idee legate allo sviluppo della demografia, allo sviluppo della gestione integrata del ciclo dell'acqua o del ciclo dei rifiuti, allo sviluppo di una tecnologia che sia anche sostenibile. Sono tutte idee di investimento di lungo periodo, idee forti nelle quali la ricerca proprietaria di Fidelity è in grado di creare valore per i nostri clienti, e sono tutti temi che nel lungo periodo sono assolutamente sostenibili, appunto. Ha parlato del lungo periodo, ma adesso c'è un tema caldissimo, che è quello relativo ai rendiconti di MiFID 2 ad un anno dalla sua applicazione. Stiamo veramente facendo i conti, mi perdoni il gioco di parole, con questo tema. Ecco, Fidelity International dedica proprio a questo una conferenza. Assolutamente sì, siamo all'anno zero evidentemente di MiFID 2, siamo nel periodo in cui cominceranno i nostri clienti a ricevere anche il rendiconto che darà la piena trasparenza per quanto riguarda i costi sostenuti appunto da parte del risparmiatore. Da questo punto di vista deve essere subito chiaro che per quanto ci riguarda ogni operazione che è atta ad aumentare la trasparenza dell'industria nei confronti del cliente finale per noi è assolutamente un'opportunità, anche perché da questo punto di vista Fidelity storicamente ha delle strutture di costo nei suoi strumenti di investimento che sono sempre tra le più basse tradizionalmente sul mercato. Detto questo, chiaramente il ruolo del consulente diventerà sempre più centrale, anche perché in un certo modo dovrà essere giustificata la remunerazione appunto del consulente. Dedicheremo domani appunto una conferenza proprio a questo tema della gestione emotiva del rendiconto appunto finanziario, cercando di ragionare con i nostri distributori su come sia possibile andare a gestire attivamente quelli che sono un po' gli errori più tipici che portano i nostri clienti a ripetere nel tempo sempre gli stessi errori. Si parla di bias comportamentali che fanno sì che poi il portafoglio medio dell'investitore abbia delle performance più basse rispetto tipicamente al mercato nel quale si va ad investire, perché tendenzialmente, irrazionalmente, il cliente tende sempre a ripetere gli stessi errori. Ecco, il ruolo del consulente finanziario è quello di accompagnare i nostri clienti nel cercare di superare questi errori tipici. Allora, se questo lavoro verrà portato a casa con efficienza e con successo, allora da questo punto di vista anche le fee di consulenza che verranno pagate saranno delle fee che saranno assolutamente digeribili da parte del cliente. Ed è questo un tema centrale, per cui assolutamente invitiamo i nostri telespettatori a seguire la vostra conferenza. Grazie mille ancora per essere stato con noi, non mi resta che lasciare la linea allo studio.